Domani mattina il corteo con studenti, docenti e genitori scende in piazza tutto il Minzoni per protestare contro la decisione della città metropolitana di revocare il fitto alla succursale di via Dante Alighieri, lasciando docenti e studenti senza una sede nella quale svolgere le lezioni. Stamattina l'assemblea presso l'istituto professionale per fronteggiare una emergenza che sta per scoppiare di qui a poco. I ragazzi, infatti, dovranno sgomberare entro il 31 dicembre. I ragazzi di via Dante Alighieri, io nel momento cercherò al momento in cui sarà chiuso l'istituto di portarla presso la sede centrale. Troveremo un adattamento all'orario, probabilmente eviteremo i doppi turni perché è assurdo per l'alternanza scuola-lavoro, per il corso del lavoratore che abbiamo, cercheremo di fare un orario alternativo. In campo, in prima linea, gli stessi studenti. Noi stamattina siamo ancora in protesta, da come si vede, perché lottiamo per la nostra sede succursale, che in questi giorni è arrivata una carta di sfratto inaspettata. La sede succursale ci è stata tolta in un modo, diciamo, violento, sia nei modi e sia nei termini in cui ci è arrivata questo sfratto. E praticamente senza neanche darci una destinazione, 200 persone sfrattate così come cose, da trasferire da un giorno all'altro insieme alle sedie, ai banchi e tutto l'arredamento scolastico. La protesta però prende un doppio binario: se da un lato c'è il problema della succursale, dall'altro c'è la vicenda dell'istituto alberghiero che era stato promesso al Minzoni ma poi negato dalla città metropolitana. Il preside chiede quindi un intervento delle istituzioni e lancia una stoccata al consigliere della città metropolitana Domenico Marrazzo. Chiediamo anche alla provincia, all'amministrazione provinciale in modo particolare, di fare un passo indietro su delle affermazioni fatte in modo improprio.